Ciao a tutti. Chiedo scusa se è da tanto che non faccio dei video. Purtroppo sono un po' impegnata e su altre cose, quindi non riesco a gestire tutto. Questo video è un po' così a caso. Non era programmato. Mi sono detta, dai, lo faccio, anche se non era previsto. Io stavo bevendo questa bevanda qui. La trovo ottima. L'aloe è una pianta che ha tantissime proprietà benefiche sia per l'organismo sia per la cosmetica. Questa ha il 20% di aloe e 15% di tè verde e poi c'è anche altre sostanze, vitamine e altre cose. Poi è ipocalorica. E non ha zuccheri, è davvero buona, proprio buonissima. Sa, ha proprio la polpa d'uva e ha proprio la polpa di aloe che sa, ha un retrogusto d'uva che a me piace tantissimo. Io stasera ho comprato finalmente la custodia del mio ukulele, della stessa marca dell'ukulele. Mi sono fatta crescere le unghie della mano destra perché per l'ukulele è necessario averle, altrimenti non si riesce a suonare. Io ultimamente non sto guardando più i video ASMR, non li trovo più rilassanti, non mi fanno più effetto. Sto guardando dei video di alcune ragazzine che stanno facendo l'esperienza di un anno all'estero. In poche parole, sono ragazze dai 16 ai 17 anni che alla quarto superiore decidono di fare un anno negli Stati Uniti d'America. Qui frequentano le scuole superiori americane per poi prendere il diploma. Ed è davvero entusiasmante perché comunque ce ne sono tanti su YouTube di queste ragazze che aprono il canale per raccontare della loro storia. Io mi sono molto appassionata. E in poche parole, fanno vedere passo passo come convincono i genitori e l'agenzia a cui si rivolgono per lo scambio interculturale, la famiglia ospitante. Quindi trovano questa famiglia ospitante che consiste in una mamma e un padre che li chiamano host mother, host father,
oppure Host Sister, Host Brother, arrivano lì in America e proprio si comportano come se fosse un membro di quella famiglia lì. Vanno a scuola e pian piano migliorano la lingua e poi raccontano tutta la differenza che c'è tra la cultura italiana e la cultura americana. Ovviamente ogni stato americano ha delle abitudini diverse, da quello che ho potuto capire. Per esempio, nello stato di New York, dove c'è New York, io non sono ferrata in geografia americana, quindi. Però comunque nelle baraggi della zona di New York non si riesce a socializzare perché i newyorkesi sono molto chiusi e poi sono molto impegnati in una vita frenetica, non hanno tempo per le relazioni. Mentre invece in altri stati, come per esempio può essere il Canada oppure un paese che si chiama nel Texas, Amarillo, e lì sono molto più aperti, sono più predisposti alla vita sociale, alla vita meno caotica. Le città sono sempre grandissime, però non sono affollate come può essere New York. Comunque, in generale, ogni scuola dello Stato americano ha delle regole diverse perché molte scuole non sono statali ma sono private. Quindi ogni scuola ha delle sue regole, però in generale non ci sono. La scuola è unica, la scuola superiore è unica. Non esiste come da noi che si fa liceo classico, liceo scientifico, ragioneria. Lì è una sola, però man mano che lo studente è predisposto in certe materie, sceglie il suo piano di studi. Ci sono delle materie ovviamente obbligatorie e poi le altre le sceglie, quindi è carino perché magari un ragazzo può provare a fare una materia, si rende conto che non è portato per quella materia, ne prova a fare un'altra, di quelle comunque non obbligatorie. Poi quelle obbligatorie, se non erro, dipende dalle classi e dipende da tanti fattori, però in generale sono 5 o 3, dipende. E in totale ci sono 7 materie, 7-8 materie, e poi c'è lo sport obbligatorio nel pomeriggio, quindi nel pomeriggio non ci sono più. Le lezioni finiscono alle 3 o alle 2, dipende. E poi nel pomeriggio 2 volte a settimana c'è lo sport, ci sono gli allenamenti. È bellissimo fare sport lì perché per esempio hanno le piscine, hanno i campi. È proprio un mondo meraviglioso. Sinceramente mi sarebbe molto piaciuto farlo. Inoltre ammiro la forza di queste ragazze perché all'età di soli 16 anni, 17 anni, prendono da sole un aereo, anzi più di un aereo perché fa scalo, e affrontano un anno intero senza genitori, tutto da sole. Quindi è un cambiamento immenso. E quindi nulla. Ok, io spero che questo video sia stato rilassante. Io vi do appuntamento al prossimo. Ciao!